Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, io sono Carlo Lucarelli e sono qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia di Di Giallo. Storie che a volte sembrano un film, soprattutto quando sono storie di malavita, di gangster e poliziotti. Ma noi le scegliamo perché sono più della sceneggiatura di un film, hanno qualcosa di più strano, che spesso appunto le fa finire proprio sul grande schermo. Questa infatti è la storia di uno strano bandito, un gangster molto particolare, che si chiama Edwin Alonso Boyd. La prima cosa strana è che Edwin Alonso Boyd, Ed per gli amici e poi per la stampa che se ne occuperà, è canadese. Il Canada è noto per essere un posto in cui non succede mai niente di strano e tantomeno di male, a differenza del suo confinante gli Stati Uniti. Lo racconta Michael Moore nel suo film documentario Bowling Columbine, quando mette a confronto la paranoia americana per il crimine e la difesa personale con la tranquillità dei canadesi che sono altrettanto armati ma non sembrano altrettanto violenti. Certo, di cose ne succedono anche in Canada. Ci sono anche lì criminali e serial killer, e c'è anche la mafia, la nostra sempre, ci sono Cosa Nostra siciliana e l'Andrangheta. Però le statistiche dei crimini sono molto diverse e soprattutto molto più corte. Ci sono un sacco di aneddoti e di luoghi comuni sui canadesi ingenui e fresconi, su una polizia che viene ritratta sempre con lo stile delle giubbe rosse del Grande Nord, gentili, cortesi e appunto un po' fresconi. Questa però sarà che una storia che si svolge un po' di tempo fa, tra gli anni 50 e 60, è una storia di gangster canadesi, e questo è il primo elemento particolare. Il secondo, e il più importante, è che si tratta di una storia popolare, dove il buono, il protagonista, la star, lo fa proprio lui, Edwin Alonso Boyd, che invece dovrebbe essere il cattivo. Certo, succede nei film o nei romanzi. Il cattivo, quello che sta dalla parte oscura del mondo, corre il rischio di sembrare più affascinante, come la regina di Biancaneve. Ci dimentichiamo che è un criminale e finiamo in qualche modo per immedesimarci e tenere per lui, finché non arriva qualcosa che ce lo ricorda. Per Ed Boyd, però, si va oltre. Eddie diventa un eroe popolare, uno di cui la gente legge le avventure sui giornali come si leggerebbero quelle di un eroe dei fumetti. Chissà, magari era questo il suo destino, essere buono e poi la vita e il caso hanno scombinato tutto. Per esempio, c'è un vecchio signore di Victoria, nel distretto della British Columbia, nel Canada del Sud, che è in pensione da un pezzo ed è uno stimato membro della comunità. Si chiama John, ha fatto l'autista per autobus dedicati ai disabili e ha anche sposato una donna disabile. È sempre stato così premuroso con i suoi assistiti e con sua moglie da meritarsi un premio cittadino. Nessuno, fino al momento della sua morte avvenuta nel 2002, avrebbe mai pensato che il vecchio signor John, il cittadino modello, era invece il famigerato Eddie Boyd, il gangster, il nemico pubblico numero uno, il capo della banda Boyd. La città di Toronto ha paura. O meglio, le banche di Toronto hanno paura. C'è una banda che sembra quella di Jesse James. Sono in quattro, arrivano in macchina, scendono, entrano in banca, tirano fuori le armi, ripuliscono le casse e poi spariscono. Quando la polizia arriva, non c'è più nessuno e quando li cerca non riesce a trovarli. Certo, le banche non sono quelle di adesso, siamo nei primi anni 50, non ci sono porte di sicurezza, vetri a prova di proiettile, metal detector, non ci sono sistemi sofisticati per segnare le banconote, per macchiarle rimediabilmente con mazzette false che nascondono una specie di bomboletta a vernice. Ci sono le guardie, va bene, ma niente di più, come nel Far West. I banditi entrano col volto mascherato e le armi in pugno, fanno stendere tutti per terra, poi basta saltare oltre il bancone e ciao. Così fa la banda Boyd, e nessuna banca di Toronto può dirsi al sicuro, neanche quelle già svaligiate, perché Eddie e compagni tornano anche due o tre volte a distanza di breve tempo. E anche la polizia non è quella di oggi. Non ci sono GPS per seguire elettronicamente chi scappa, non ci sono intercettazioni telefoniche ambientali, non ci sono gli elicotteri e comunicazioni rapide come quelle di adesso. La centrale riceve l'allarme, le auto escono a sirene spiegate, le radio gracchiano ordini per i posti di blocco. Così fa la polizia di Toronto ai tempi della banda Boyd, ma non riesce a fermarli. In meno di 10 mesi, la banda Boyd fa almeno una ventina di colpi, riuscendo a svaligiare la sede di Leaside della Royal Bank, la banca più grande del Canada, portandosi via $46,000, che fatti i conti con la valuta di allora resta la rapina più grossa nella storia criminale canadese.
Dopo ogni colpo, i giornali, con sulla prima pagina le foto delle banche svaligiate e quelle dei banditi, vanno a ruba e la gente si appassiona a leggere le storie della banda Boyd. Perché i banditi vengono identificati presto e la polizia li conosce, anche se non riesce a prenderli. E la banda prende il nome da lui, Edwin Alonso, anche se non sarebbe giusto. A far parte della banda sono in quattro. Uno si chiama Steve Sachan e sarebbe stato un musicista di talento, perché era un virtuoso del violino, se la crisi economica dell'immediato dopoguerra non l'avesse ridotto sul lastrico. Siccome non riesce a vivere di musica, Steve va a un banco dei pegni, si impegna il violino e col ricavato si compra una pistola e diventa un gangster. Un altro si chiama William Jackson, detto The Clown, il clown, perché è un bandito ed è un violento, ma è anche uno che scherza sempre e racconta barzellette, insomma un simpaticone, se si dimentica gli altri aspetti che lo avvicinano più a un serial killer che ad un comico. Ma soprattutto c'è Leonard Jackson, detto Lenny, non è parente del clown, che ha un piede di legno perché si è fatto investire da un treno merci su cui voleva saltare per viaggiare gratis. Lenny Jackson è un duro, è il vero capo, il vero ispiratore dei colpi, quello che fa più paura ai clienti e ai funzionari di banca quando entra con il mitra imbracciato. Si dovrebbe chiamare la Jackson Gang, quella banda che svaligia le banche di Toronto. E invece no, perché c'è lui, Ed Boyd. Alto, atletico, bello, con i capelli lisciati dalla brillantina, gli occhi neri, i baffetti alla moda e la mascella quadrata. Boyd è una star. Fin dal primo colpo si presenta col volto mascherato da uno strato di fondotinta, come un eroe dei fumetti. E quando è dentro salta, balla, canta, scherza con gli ostaggi, flirta con le impiegate. È perfetto per la stampa, che sbatte la sua fotografia da star del cinema in prima pagina. Lo chiama The Gentleman Bandit, il bandito gentiluomo, e ne fa una specie di Robin Hood. Giallo DJ, di Giallo. Nonostante fosse il figlio di un poliziotto, Edward Alonso Boyd, nei guai con la legge c'era finito ancora da adolescente. Pochi soldi in famiglia, orfano di madre, mai nella stessa scuola per più di un anno di seguito. Suonava l'armonica a bocca nella banda della scuola e la suonava molto bene, ma questo non è che sia granché come garanzia per il futuro. Ad impedirgli di mettersi ulteriormente nei guai arriva la Seconda Guerra Mondiale. Il Canada entra in guerra assieme agli alleati e Boyd si ritrova nelle forze speciali, i Commandos canadesi. Parte per la Francia con il Royal Canadian Regiment nel 1941 e fa eroicamente la sua parte. Quando torna a casa è un reduce, con tutti i problemi dei reduci. Primo fra tutti il reinserimento. Siamo abituati a pensare al Vietnam quando immaginiamo reduci in difficoltà, a Robert De Niro e Christopher Walken del Cacciatore, o se volete anche a Sylvester Stallone di Rambo, oppure alle guerre del Golfo, ma è solo perché abbiamo memoria corta e un immaginario molto americano. I reduci della Seconda Guerra Mondiale, e anche lì ci sono film molto belli a raccontarlo, come I migliori anni della nostra vita di William Wyler, hanno avuto gli stessi problemi e quei problemi li ha anche Eddie, che si ritrova con una moglie conosciuta e sposata durante la guerra e con un figlio. Non ha un lavoro decente, non riesce o non vuole trovarlo, non vogliamo scusare troppo chi sceglie di fare il gangster. Così un giorno legge su un giornale che un bambino autistico è entrato in una banca ed è riuscito a portare via dei soldi senza neanche una pistola e decide di provarci anche lui. Nel settembre del 1949 si dipinge la faccia col fondotinta, si mette un batuffolo di cotone sotto le guance, prende una pistola che si è portato dalla guerra come souvenir e, completamente sbronzo per farsi coraggio, entra nella sede di North York della Bank of Montreal e la rapina di $3,000. Scappa a piedi, mentre il direttore della banca gli scarica dietro la sua pistola senza colpirlo. Due giorni dopo torna nella stessa banca a cambiare $20 del bottino. Vede che nessuno lo riconosce e che le banconote non sono segnate e capisce che può fare un'altra volta. Ne rapina altre 6, da solo o assieme ad un amico, prima che lo becchino nel 1951. La polizia è arrivata in fretta sul luogo della rapina. Eddie riesce a scappare, ma l'amico no. La polizia lo arresta, l'amico parla e fa il nome di Boyd, che una mattina si ritrova la polizia alla porta e finisce dentro, nella famigerata e lugubre prigione di Don Jail, un casermone dalle lunghe finestre sbarrate la cui facciata, molto impropriamente, ricorda vagamente quella del campo di sterminio di Auschwitz. A Don Jail, Eddie riflette su un paio di cose. La prima è che se è meglio soli che male accompagnati, visto l'amico che lo ha venduto ai poliziotti, è meglio bene accompagnati che soli. Da solo ha potuto fare solo colpi rapidi e in banche piccole, con poca gente. Inoltre, anche se si fa notare, Eddie non è un vero bandito. Fa un sacco di errori e certe volte non riesce neanche ad entrare in banca che già hanno cominciato a sparargli addosso. I veri banditi sono quelli che girano attorno ad un suo compagno di cella, un tipaccio con un piede di legno che si chiama appunto Lenny Jackson.
È con loro che Eddie deve mettersi se vuole fare carriera come rapinatore, diventare ricco e, come conseguenza, anche il nemico pubblico numero uno del Canada. Ad aiutarlo ad avere successo mediatico sono le fughe dal carcere. La prima è proprio dal carcere di Don Jail, che ha un brutto aspetto, ma non è poi così sicuro. Siamo sempre in Canada negli anni 50, e allora, come per le banche e come per la polizia, le prigioni non erano quelle di adesso. Nelle vignette sui carcerati c'è sempre una lima che salta fuori da qualche parte, magari da una torta. Ed è proprio grazie ad una lima che Eddie e i suoi amici segano le sbarre di una finestra del carcere e se ne vanno. La seconda volta che scappano succede nel 1952, sempre dal penitenziario di Don Jail, ma questa volta dal braccio della morte. Perché nel frattempo è successa una cosa, una brutta cosa. Stiamo parlando di criminali che, per quanto star, per quanto anche simpatici possano essere, sono sempre criminali. La banda Boyd ha appena rapinato una sede della Bank of Montreal in pieno giorno e col solito stile. Due agenti di pattuglia vedono passare una Mercury Monarch nera che gli sembra sospetta. La seguono e vedono che a bordo ci sono Steve Sachan e Lenny Jackson. Li fermano. Uno dei due agenti scende dalla macchina. Steve abbassa il finestrino, spara sulla gente e continua a sparare sull'auto della polizia finché la Mercury non riparte. Così ammazza il detective Edwin Tong e ferisce il detective Roy Perry. Quando li prendono, li processano e condannano Steve Sachan e Lenny Jackson a morte. E l'altro Jackson, Eddie, all'ergastolo. Però li mettono tutti nel braccio della morte, tutti insieme nella stessa cella. Loro aprono la porta con un chiavistello improvvisato, segano di nuovo le sbarre, saltano dalla finestra su un muretto di cinta, aspettano che la guardia che sta sotto se ne sia andata, saltano giù e se ne vanno di nuovo. Scatta la più grande caccia all'uomo della storia del Canada, con $26,000 di taglia, che allora sono una fortuna, sulla testa di ognuno, e migliaia di segnalazioni da tutto il paese. Alla fine li prendono di nuovo. Impiccano Steve e Lenny, danno 30 anni all'altro Jackson e 8 ergastoli al povero Eddie. Quando muore nel 2002, pensionato, cittadino modello e buon samaritano, Eddie è fuori sulla parola dal 1966. È uscito presto, forse perché con le sue qualità di istrione è riuscito a convincere i funzionari della giustizia, oppure perché in effetti un vero criminale, nonostante tutte le rapine e la sua vita da bandito, non lo era. Oppure è stato semplicemente fortunato a non ammazzare nessuno e a non finire nell'elenco dei cattivi come i suoi colleghi. Su di lui sono stati scritti un paio di libri, un bel film che si chiama Edwin Boyd, Citizen Gangster, interpretato in modo quasi commovente da Scott Speedman, parecchi documentari e anche un musical. Forse perché era così istrione e fantasioso, o forse perché in fondo è sempre stato un perdente, la sua figura alla fine fa tenerezza, se non simpatia. Però non dimentichiamocelo, se nel film l'eroe è lui, nella vita Edwin Alonso Boyd era un criminale. Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ. Cha-cha.